Radio Radicale, siamo in collegamento con Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d'Italia e primo firmatario della proposta di legge per l'istituzione della commissione monocamerale d'inchiesta sulla morte di David Rossi. Oggi la Camera dei Deputati ha approvato l'istituzione di questa commissione d'inchiesta. Allora, soddisfatto per il risultato che ha raggiunto, adesso comincia un'altra sfida. Come mai però l'istituzione della commissione si era fermata a novembre? Giusto, comincia un'altra sfida, perché giustamente, come lei ha ricordato, avendo seguito l'iter di questa proposta, la Commissione oggi è stata votata in modo trasversale, ampio, virtuoso dal Parlamento, che evidentemente ha scritto una bella pagina, secondo me. Il risultato, secondo me, è molto, molto importante, anche perché c'è stato un voto veramente trasversale e positivo da parte di tutti gli schieramenti. Diciamo che si era un po' rallentata tra novembre e dicembre, dopo che era, voglio dire, arrivata alle commissioni giustizia e finanze alla Camera, è stata ripresa fortunatamente perché semplicemente, insomma, Fratelli d'Italia, io piuttosto che il capogruppo Francesco Lollobrigida, che ringrazio e che ha sollecitato molto la conferenza dei capigruppi a Montecitorio per poterla calendarizzare, effettivamente abbiamo fatto un lavoro notevole ai fianchi dei nostri colleghi, dei capigruppo, e quindi posso dirlo che effettivamente grazie a Francesco Lollobrigida è stata calendarizzata e io dall'altra parte, insomma, ho cercato di fare un lavoro ai fianchi assieme a lui e finalmente però ce l'abbiamo fatta. Ecco, perché c'è stato questo stop? Si era freddata qualche forza politica? Ho visto che la commissione è stata istituita con 303 voti favorevoli, praticamente quasi, insomma, c'è cioè un numero abbastanza alto. Beh sì, l'unanimità fondamentalmente al netto delle missioni che, come lei sa, insomma, ci sono sempre, ma non c'è stato un motivo, voglio dire, specifico rispetto all'iscrizione e alla calendarizzazione della commissione, o perlomeno io non ho notato che ci fossero dei motivi specifici rispetto a tutto questo. Probabilmente già a novembre, barra dicembre dello scorso anno si sentiva già un po' aria di crisi all'interno dell'esecutivo. E quindi in quel momento effettivamente c'è stato un rallentamento, ma c'è stato un rallentamento anche recentemente, circa un mese e mezzo fa, perché eravamo pronti per arrivare in aula, dopodiché è capitata, come voi tutti ricorderete, la crisi di governo e quindi abbiamo dovuto attendere che si insediasse il nuovo esecutivo. Però veramente non ci ho visto delle motivazioni o perlomeno una dietrologia rispetto al fatto che sia stata calendarizzata con qualche ritardo, anche perché, ripeto, oggi è stata votata all'unanimità, quindi fondamentalmente tutti sono d'accordo. Senta, trova strano che qualche quotidiano non abbia sentito lei, ma abbia sentito qualcun altro che Assolutamente sì. tipo? Sì. Beh, assolutamente sì, il Fatto Quotidiano penso che stia facendo una cattiva informazione sotto questo punto di vista, nel senso che lo dico senza peli sulla lingua e vado diritto e diretto. Ho visto molte notizie. Io sempre potete prendere tutti gli interventi che io ho fatto in aula, piuttosto che in commissione, piuttosto che laddove ho parlato della commissione David Rossi, e ho sempre parlato di un risultato trasversale. Oggi in dichiarazione ho ringraziato tutti i colleghi uno a uno che, voglio dire, ci hanno messo un pezzetto con il loro voto rispetto all'istituzione della commissione. E ritengo sia una cosa corretta, ritengo sia una cosa giusta, non perché la faccio io più giusta rispetto ad altri, però ritengo sia corretto dare merito evidentemente a tutti. Forse qualche altra testata, qualche altro quotidiano vuole indirizzare la paternità, ecco, vuole metterla così, vuole indirizzare la paternità dell'istituzione di questa commissione a qualche specifico movimento politico. Così non è, tant'è vero che la proposta è a nostra firma e quindi di fatto Fratelli d'Italia che ha portato a compimento questa, voglio dire, Allora, la commissione monocamerale dura fino alla fine della legislatura, quale sarà il suo compito e soprattutto, insomma, potrà avere gli stessi poteri della magistratura pur essendo stata approvata soltanto da un ramo del Parlamento? sì, di fatto tecnicamente ce li avrà quindi un ampio potere ispettivo. Il compito di questa commissione è cercare nuovi elementi. Infatti io, grazie anche a voi e quindi a questa intervista, cercherò sempre di ampliare il raggio rispetto a coloro che dovranno essere ascoltati nella commissione e in commissione,
a tutti, troveranno nel Parlamento evidentemente una garanzia. Qui chi non ha ancora parlato, chi avrà qualcosa da dire, insomma, noi lo ascolteremo con tutte le garanzie del caso. Dice bene, durerà sino a tutta la legislatura, però dobbiamo metterci al lavoro subito, quindi voglio dire lo sprone e l'invito al Presidente Fico di accelerare i tempi della proposizione. Senta, cosa c'è dietro questa morte avvenuta il 6 marzo del 2013, quando venne ritrovato il corpo del capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena? Secondo me c'è molto di non detto, ci sono molte cose che non tornano, le indagini probabilmente non sono state fatte molto bene, le procure hanno già archiviato due volte, però mi pare molte zone d'ombra. Rinnovo, la commissione cercherà di andare ad illuminare sotto questo punto di vista. Qualcosa sicuramente è andato storto, non fosse altro, voglio dire che Davide Rossi è stato 22 minuti ad agonizzare senza che nessuno lo soccorresse, subito dopo la sua morte avvenuta, voglio dire, su quel selciato gli è caduto magicamente l'orologio che indossava da parte di qualcuno, ci sono delle telefonate in entrata e in uscita dei suoi telefoni dopo che lui era caduto, quindi ci sono molte cose che devono essere chiarite. Senta, quanti imbarazzi politici creerà questa commissione d'inchiesta, soprattutto alla vecchia alleanza di governo? Spero nessuno, perché la verità non deve creare imbarazzi. Veramente lo dico, voglio dire, senza il veleno nella coda, spero non creerà alcun tipo di imbarazzo, perché in realtà di imbarazzi ad oggi rispetto a Davide Rossi, rispetto anche ad altre persone che purtroppo sono tragicamente morte nel nostro paese, che non hanno ancora la verità sui loro casi, ecco, penso che la verità non debba creare mai e comunque alcun imbarazzo. Oggi nel mio intervento in dichiarazione di voto finale ho citato Davide Rossi, ho citato la verità per Davide Rossi che deve essere ricercata, ho citato la verità per Marco Pantani, ho citato la verità per Giulio Regeni, ho citato la verità per i giudici Falcone e Borsellino e anche per Tipo Forti, che fortunatamente è ancora vivo, è ancora tra di noi, però anche lì secondo me ci deve essere ancora molto da scavare, quindi lo rinnovo, la verità non deve creare imbarazzi, spero non la crei all'interno della ex maggioranza. Senta, un'ultima domanda, adesso il passo successivo lo deve fare il Presidente della Camera, che deve assegnare i deputati alla Commissione, o comunque i gruppi devono designare al Presidente? Esatto, su indicazione del Presidente della Camera i gruppi designeranno i facenti parte della Commissione, che quindi si riunirà la prima volta per eleggere l'ufficio di Presidenza, per poi iniziare immediatamente con il lavoro. Se mai dovesse essere io, non lo so, vedremo il Presidente, di solito la prassi dovrebbe essere questa, ma non è sempre rispettata, comunque se mai dovesse essere io il Presidente della Commissione posso sicuramente garantire che il lavoro sarà importante ed immediato. Bene, la ringrazio, grazie a Walter Rizzetto, primo firmatario della proposta di legge per l'istituzione della commissione monocamerale d'inchiesta sulla morte di David Rossi, avvenuta il 6 marzo del 2013 a Siena, e che ricordiamo che è stata approvata oggi dalla Camera dei Deputati. Grazie. Grazie a voi.